e a Patrizia di condividere con noi quello che il Signore gli ha ispirato, quello che il Signore gli ha voluto indicare, suggerire, al di là di quello che hanno preparato, perché poi loro preparano una cosa, ma il Signore ci comunica quello che Lui ha pensato di comunicarci. E al di là delle parole, al di là delle parole, il Signore ha un messaggio preciso. Ci saranno delle cose che noi recepiremo perché il Signore ci vuole dire quelle cose. Quindi adesso invocheremo sì l'unzione dello Spirito Santo, la diffusione dello Spirito, una rinnovata diffusione sulle nostre sorelline, ma invochiamo lo Spirito anche su di noi, per loro sul cuore, sulla mente, sulla loro bocca, per noi sul cuore, sulla mente e sulle nostre orecchie, perché possiamo capire, sentire, questo vale per tutti, quello che il Signore ci sta dicendo e perché ce lo sta dicendo. Il Signore a ciascuno darà una parola. Un'altra cosa, vi ricordo un aneddoto molto bello. Vi ricordo che c'era un bravo sacerdote anziano che aveva un bell'albero di ciliegie nell'orto, e quest'albero di ciliegie se lo curava, gli metteva la rete per evitare che gli uccelli si mangiassero le ciliegie. Era tutto contento, stavano arrivando le ciliegie, belle ciliegie, belli cenassi, e fin tanto che un pomeriggio, mentre lui si faceva la pennichella, scende nell'orto dopo un po' e vede l'albero senza neanche una ciliegia. E si è intristito tantissimo, tantissimo. E allora ha scritto un cartello grande e tutti quelli che passavano lo leggevano: ricordati che Dio ti vede. Dopo qualche giorno questo parroco vide che c'era qualcosa scritto sotto una postilla, si avvicinò, prese gli occhiali, si importò gli occhiali, arrivò lì, ricordati che Dio ti vede, se lo ricordava. Poi sotto c'era scritto: sì, ma non fa la spia. è vero, attenzione, ricordatevi che il Signore in questi giorni sicuramente vi rimprovererà, vi dirà delle cose belle o vi svergognerà per voi stessi, ma non farà la spia agli altri. Che significa? E quando ci dirà una parola che ci sentiremo pungere il cuore, quella parola è per noi, il Signore, anche durante le varie mistagogie, sicuramente darà delle parole a qualcuno di noi che ci feriranno e diranno: ma perché il Signore me lo sta facendo dire, mi sta facendo ricordare questa cosa? Quella persona che sta dicendo non sa perché ve lo sta dicendo, lo state sapendo solo voi. Funziona così, mi state seguendo, no? Poi lo vedrete, lo spiegherete, e quindi vi sentirete graffiare il cuore da certe cicatrici, certe cose, perché il Signore fa pulizia. E allora lì il Signore agisce in maniera straordinaria, ci dirà le cose, ma senza fare la spia agli altri. Vi dirà quello di cui avete bisogno, senza che gli altri si renderanno conto di quello che vi stanno dicendo. Questo è un segreto, ve lo tenete per voi. Sono stato sufficientemente chiaro? Basta. Siate attenti. Chi ha portato il quaderno, prenda appunti, perché servirà per dopo. I passi che escono, segnateveli. Non è che una parola si butta così, non si sa dove si arriva. Scrivete. Se c'è un suggerimento, se poi vi prendete la catechesi, che fortunato la sta registrando, poi ve la scaricherete da YouTube, va bene, va tutto bene. Attenzione, però non lasciate scorrere l'acqua della grazia. Cerchiamo di farne tesoro. Lode. Allora, con il sorriso, con la gioia, continuiamo questo nostro convegno e vogliamo invocare l'effusione dello Spirito Santo sulle nostre sorelle. Quanti vogliono? Dove? Quanti vogliono, lo ripeto, Pina è disponibile per ricevere le adesioni per l'animazione della lode. Chi vuole fare la lode, la preghiera, chi vuole fare un servizio, lo dica a Pina e sarete tutti coinvolti, un po' tutti. D'accordo?
Invochiamo lo Spirito Santo sulle nostre sorelline, ci mettiamo in piedi. Perciò israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, oracolo del Signore. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità e iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Ezechiele 18, 30. Grazie Signore. Grazie Gesù. Allora iniziamo un attimino e rifacciamo, si parlava del profeta Baruch, rifacciamo un piccolo cenno storico del profeta Baruch. Baruch visse intorno una sera, scusate, io sono Patrizia, scusate, e io sono Concetta, buonasera e buon anno a tutti. Come dicevo, facciamo un piccolo cenno storico di profeta Baruch. Lui è vissuto intorno al VII secolo avanti Cristo ed è stato il segretario del profeta Geremia, e insieme hanno assistito alla distruzione di Gerusalemme da parte del re di Babilonia Nabucodonosor. Questo piccolo libro di Baruch è diviso in quattro sezioni. La prima è un prologo storico che narra il periodo storico nel quale vissero. Poi la seconda è la preghiera penitenziale da parte degli esiliati. Poi c'è un elogio sapienziale. E il quarto è un oracolo di restaurazione in forma di omelia profetica. Quest'ultima parte comincia con un lamento di Gerusalemme.
ridotta alla desolazione. In seguito si annuncia che le suppliche sono state accolte e che Dio interverrà restituendole la gioia e lo splendore alla quale era già stata predestinata sin dall'inizio. Ora vi leggo il testo del capitolo 5:1-9. Deponi, Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, e i vestiti dello splendore e della gloria di Dio per sempre. Indossa il manto della giustizia che viene da Dio, poni sulla testa il diadema della gloria dell'Eterno. Dio, infatti, mostrerà il tuo splendore a ogni creatura che è sotto il cielo. Il tuo nome da Dio sarà chiamato in perpetuo, pace di giustizia e gloria di pietà. Alzati, o Gerusalemme, collocati in alto, osserva l'Oriente, ecco i tuoi figli riuniti da Occidente fino a Oriente, per la parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Partirono da te a piedi, spinti dai nemici, li riconduce però a te Dio, portati con gloria, come su un trono regale. Dio infatti ha deciso di abbassare ogni monte alto e i colli secolari e di riempire i torrenti, appianando il terreno, affinché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Fanno ombra a Israele anche le selve e ogni albero frondoso al comando di Dio. Infatti Dio guiderà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che sono sue. Allora, possiamo dire che il profeta si rivolge a Gerusalemme e Baruch identificandola ad una donna addolorata vedova che ha perso tutti i suoi figli, in quanto la città è stata rasa al suolo da parte del re di Babilonia Nabucodonosor e il suo popolo è stato deportato in Babilonia. Deportato significa che all'epoca venivano legati l'uno all'altro con delle catene e spinti dai soldati e percorrevano a piedi tutta questa strada. Quindi c'era, oltre al supplizio della città rasa al suolo, del modo proprio in cui venivano portati. Però c'è pure un'altra parte del popolo degli Israeli che è disperso tra altri popoli, però che mantengono la nostalgia, che fanno riferimento nella propria nostalgia alla città santa, Gerusalemme, che ormai non esiste più. Quindi sembrava tutto perso, tutto perduto, la città rasa al suolo che fumeggiava dalla distruzione, sembrava tutto perso. Però Baruch, che è portatore di questo messaggio, in un'omelia profetica dice che la speranza invita alla gioia e alla speranza, e dice che la profezia non è su Gerusalemme, la pianificazione non è solo una profezia, ma è una certezza, in quanto Dio l'aveva già stabilito. Quindi invita alla gioia e alla speranza questo popolo di nuovo. Dio possiede sempre l'ultima parola. L'ultima parola spetta sempre a Lui. Non decidiamo noi. Questo popolo esiliato aveva riconosciuto le proprie colpe in esilio, sotto la schiavitù, aveva riconosciuto le proprie colpe, perché non avevano ascoltato la voce del Signore per mezzo dei suoi profeti. Quello che gli diceva il Signore non l'avevano ascoltato, e più si erano costruiti degli dèi e li veneravano. E il Signore già parecchie volte tramite Geremia e Baruch li aveva riproverati e loro non ascoltavano. Però Dio, al grido di queste suppliche e per il fatto che loro avevano già capito e si erano pentiti, non solo non si mostra rancoroso verso questo popolo, ma li rassicura dicendo che riedificherà la città, e non solo, sarà per sempre, nessuno più potrà fargli male perché la costruirà Lui in persona. Grazie Padre Gesù, grazie.
E quindi dice che anche dopo l'amarezza e l'oscurità, la vita e la rinascita è possibile, sempre. Perché lui in persona si prende cura di noi. Lui penserà a tutto, preparerà la strada per il ritorno. Glielo assicuro anche in questo. Abbasterà ogni alta montagna, questi ostacoli che sembrano insormontabili, perché dopo che la città è distrutta e uno guarda e dice come faremo. Ma lui dice che appianerà tutto, abbasterà le montagne, quindi ogni ostacolo, e spianerà la strada per il ritorno. Si interesserà di tutto lui. E poi dice anche perché anche la natura, anche la natura obbedisce a Dio quando Dio comanda, e la Bibbia lo dice pure, quando facendo uscire il popolo d'Egitto il mare si allarga, si apre questo mare, passa il popolo, si chiude e i soldati restano da questo lato. Quindi anche la natura obbedisce al comando di Dio. Ma in questo caso che cosa fa Dio? Gli alberi e le selve faranno da ombra per proteggere dal caldo che c'è in Medio Oriente a questo popolo che ritorna nella propria città. E quindi? Come li avevano portati questi? Come erano stati deportati? Legati, spinti, sotto il sole, c'era il deserto, il sole che li faceva sfinire, molti erano morti. C'erano queste montagne, dovevano salire e poi scendere. Pensate che loro da Israele vengono deportati nella zona dell'attuale Baghdad, nella zona dell'Iraq. Quindi passano quella zona proprio dell'Arabia Saudita, tutti distrutti. E il solo pensiero di dover ritornare per loro diventerà, dice, ma come ci riportano? E il Signore dice, no, io penso, farò questa strada e ci saranno gli alberi che vi faranno ombra. È meraviglioso. Pensate a quello che sta dicendo il Signore e quello che ha fatto il Signore poi. Questo è meraviglioso. Dio che pensa a tutto e fa che la natura ubbidisca a quanto Egli sta dicendo, sospendendo anche quelle che sono, potremmo dire, le fasi climatiche del torrido deserto che separava questo paese per il ritorno. Quindi Dio sta promettendo tutto questo. Vediamo poi quello che fa. Quindi, in modo che il suo popolo, questi alberi faranno ombra, in modo che il suo popolo procede sicuro per il rientro. E quindi questa città è il popolo eletto, perché era già un popolo eletto fin da quando l'ha fatto uscire dall'Egitto. Saranno rivestiti di giustizia, di pace, di un manto nuovo, e noi sappiamo che fare un vestito, fare un manto nuovo significa protezione, proteggere, tutto a gloria di Dio. Però questo passo biblico è tanto antico quanto attuale, poiché noi sappiamo che per i cristiani la scrittura, la Bibbia, non è narrazione di fatti avvenuti 2000 anni fa, o in questo caso 2700 anni fa, ma è la fonte dalla quale attingiamo lo stile di vita da seguire ogni giorno, perché il Vangelo è parola viva. È la parola viva 2000 anni fa, quella che diceva Gesù, ed è parola viva quella che c'è scritta ora nel Vangelo. Ecco perché questa profezia riguarda sì la ricostruzione storica di Gerusalemme e del popolo eletto, ma è l'anticipazione e la prefigurazione della Chiesa e del nuovo popolo santo di Gesù. Infatti questo passo di Marco 5:1-9 fa parte pure della seconda domenica di Avvento, della liturgia della seconda domenica di Avvento come prima lettura, perché invita alla gioia in quanto prepara alla venuta del Messia, del Salvatore, di Gesù. Quindi invito alla gioia. Parlavamo del nuovo popolo di Dio. Il nuovo popolo di Dio siamo noi, la Chiesa. Siamo noi.
E quello che si dice della Chiesa si dice di ciascun membro di essa. Quindi ogni cristiano può considerare queste parole rivolte a se stesso, questo invito rivolto a se stesso. Questo passo ci esorta a prendere una decisione importante: scegliere la gioia e la salvezza che viene da Dio e scartare definitivamente la condizione di esiliati, cioè di persone lontane da Dio. Le parole lutto e afflizione, infatti, sono in opposizione, sono incompatibili con la gioia, con la speranza e con la grazia di Dio. Ecco perché dobbiamo spogliarci prima di questi sentimenti, dell'afflizione, della disperazione. Questa esortazione la ritroviamo quasi sempre nella Bibbia, la ritroviamo spessissimo. Infatti San Paolo a Filippesi, al capitolo 4, versetto 4-7, dice: siate sempre allegri nel Signore, ve lo ripeto, siate allegri, il Signore è vicino, non angustiatevi in nulla, ma in ogni necessità rendete grazie a Dio, con suppliche e preghiere di ringraziamento. Dio, che sorpassa ogni umana preoccupazione, veglierà sui vostri cuori e sui vostri pensieri. Ma oggi come oggi, cosa sono per noi il lutto e l'afflizione? Da che cosa è rappresentato? Il lutto e l'afflizione per noi oggi sono lo scoraggiamento, la tristezza, la disperazione, l'insicurezza, l'idea che magari in una circostanza tutto è andato perduto, non si può fare più niente. Le pressioni sociali, sentiamo parlare sempre di crisi, di crisi, di crisi. Le situazioni politiche che attraversano il nostro paese, l'inimicizia, la droga, la prostituzione, sono tutte afflizioni queste che caratterizzano e affliggono la nostra società. Questi elementi però, se radicati in noi, se imprigioniamo solo questi elementi nella nostra mente e pensiamo solo a questo, ci portano fuori strada. In esilio, lontano da Dio, perché pensiamo solo a queste cose. E diventano terreno fertile per Satana, che ci vuole lontani dalla grazia di Dio. Ma nel momento in cui riconosciamo davanti a Dio di essere peccatori, di essere deboli, e chiediamo e invochiamo il suo aiuto e la sua misericordia, la misericordia di Dio, egli non mancherà di rispondere prontamente, perché lui non aspetta altro, e gli abbiamo il cuore che gli permettiamo di entrare nella nostra vita e nelle nostre situazioni. E quindi ci restituirà la gioia di vivere e ci farà rinascere a vita nuova, persone nuove. Ma perché ciò accada, perché ciò è possibile, necessita una nostra conversione, dobbiamo cambiare completamente. Deve essere un cambiamento nostro radicale, prima di pensiero, togliere tutte le afflizioni, e poi di stile di vita nostro. Infatti San Paolo a Tessalonicesi al capitolo 5, 17 dice: pregate senza interruzione, rendete grazie a Dio in ogni cosa, questa è la volontà di Dio a vostro riguardo, non spegnete lo spirito, tenetevi lontano da ogni sorta di male. Quindi attraverso la preghiera, come ci suggerisce San Paolo, attraverso la preghiera ci affidiamo totalmente a Dio, nelle mani di Dio, e Lui è un Padre premuroso, ci vuole tutti salvi, quindi siamo in mani sicure se ci affidiamo a Lui. Siamo noi che dobbiamo aprire il nostro cuore, e sarà Lui poi a preparare il nostro cammino, il cammino del ritorno dalle tenebre alla luce di nuovo, perché noi siamo sua gloria, noi siamo tempio dello Spirito Santo. Siamo noi che deviamo. E preparando con Patrizia questa catechesi, infatti gliel'ho detta poi quel giorno, mi è venuta in mente una testimonianza che io avevo letto in un libricino di Caterina Rivas, non so quanti di voi la conoscono questa donna. È una donna boliviana che dal 1994 fa esperienze mistiche. E questa donna praticamente era stata invitata ad un convegno, doveva parlare di Gesù. E toccava a lei subito dopo la celebrazione parlare.
Però tutti quelli che l'avevano preceduta, tutti gli invitati che dovevano parlare l'avevano preceduta, in un certo senso le avevano rubato il discorso, tra virgolette. Tutto quello che lei si era preparato per dire era già stato detto tutto. Lei doveva parlare per ultima. E quindi inizia la messa e allora lei ha detto a Gesù, guarda, io a questo punto non so che dire, c'è stato detto tutto Gesù, quindi ora pensaci tu che devo dire io. E ha chiuso gli occhi. Ha chiuso gli occhi e ha avuto una visione. Ha visto una pecorella che era impigliata con la lana in un roveto. E più cercava di disregarsi, e più la lana rimaneva impigliata e quindi si tirava e gli procurava delle ferite e quindi belava, gridava dal dolore e non si poteva liberare. Se non che belando forte arrivò una mano e piano piano gli tolse la lana dal roveto e la liberò. E quindi questa pecorella grata si mise a camminare proprio a fianco a quest'uomo. E mentre camminavano si aggiungevano altre pecorelle che si erano disregate da sole dal roveto perché sapevano come fare, in quanto già la prima volta erano state salvate. Quindi c'era quest'uomo avanti e tutte queste pecorelle dietro e lei a fianco. E quest'uomo ogni tanto la carezzava e ad ogni carezza guariva una ferita e tornava bianca la lana. E quindi riaprì gli occhi e si trovò nella celebrazione, nel mezzo della celebrazione, durante la consacrazione. E Gesù gli ha detto, racconta questo, racconta la tua conversione, perché quella pecorella eri tu. Grazie. Per questo noi siamo stati creati per essere tempio dello Spirito Santo, quindi sotto la sua guida possiamo intraprendere un cammino di fede sicuro, perché a lui penserà a tutto, provvederà anche a metterci le persone giuste accanto in modo che non deviamo, in modo che ci conducano a lui. Lui sa che ci può condurre a lui, ce li mette a fianco, abbassa ogni monte secolare. Il monte secolare per noi molto spesso è rappresentato dalle nostre ferite, dalle prigioni che ci siamo costruite attraverso le nostre ferite, che abbiamo chiuso il cuore e quindi ci siamo costruiti delle prigioni. Ma lui può tutto, anche con il rancore, portando il rancore ci vediamo noi stessi, ci impedisce di avere il cuore, l'odio, la mancanza di perdono. Ma lui può tutto. Dio rinnova i cuori attraverso una nuova effusione per mezzo dello Spirito Santo, se noi glielo permettiamo. Noi siamo creature nuove, perché siamo in Cristo, come diceva qualcuno, noi in crisi. In Cristo. E come dice San Paolo, Corinzi 2, 5, 17, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. E la stessa citazione la troviamo in Isaia 43, 19, 21. Non ricordatevi delle cose passate. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa già si riproduce, non riconoscete? Aprirò una strada nel deserto, metterò fiumi nella steppa per dissetare il mio popolo, il popolo che mi sono formato proclamerà la mia lode. Lode. E in un secondo momento, in questo periodo profetica, Baruch invita Gerusalemme a collocarsi in alto, in un luogo elevato, e a guardare questa, a contemplare questa grandiosa processione che lentamente ritorna dall'esilio. Da occidente ad oriente, oriente ha pure il significato di orientarsi, oriente, orientarsi. Quell'interminabile folla con Gesù.
Desideravo dare alcune istruzioni, molto semplici. Non rappresenta solo l'Israele storico, ma è la Chiesa. E ogni cristiano che decide di intraprendere un cammino di fede, che ritorna dall'esilio e ritorna a Gesù. Gli chiedo di collocarsi in alto e di guardare verso Oriente ha un significato ben preciso. Elevarsi vuol dire alzare lo sguardo verso Gesù, a lui che dobbiamo guardare, perché da dove viene l'aiuto, la dignità e la regalità di essere figli di Dio, e da dove sorge il sole. Quindi, alzandosi in piedi con fiducia ogni giorno, accogliendo Dio, Gesù, nel nostro cuore e in ogni nostra situazione, perché egli sa quanto ci è costato pentirci, ammettere di avere sbagliato, perché non è facile, il percorso non è facile, ci guida lui, ma è un travaglio nostro anche interiore, il passaggio dalle tenebre alla luce, è un travaglio veramente che a volte ci rattrista pure, ma quella tristezza Gesù la permette perché ci fa capire, ci rende consapevoli del cammino che stiamo facendo, perché dalle tenebre ci riporta alla luce. Quindi stavamo dicendo, sa quanto ci è costato pentirci e ammettere di aver sbagliato, ed è per questo che ci vuole che allontaniamo per sempre il dolore della nostra anima, per fare posto a lui, alla vera gioia che viene solo da lui, e per poter egli attuare quel progetto di salvezza che ha per ognuno di noi con la nostra disponibilità. E di accogliere la sua parola e di metterla in pratica, e poi tutto quello che ha fatto per la Gerusalemme lo farà per la Chiesa e lo farà per ognuno di noi. E poi devo dire pure che questo, come testimonianza personale, Dio ha la prerogativa di stupirci sempre. Nel momento in cui lo invochiamo e lo chiamiamo, fa silenzio. Però fa silenzio non perché non ascolta o non accoglie le suppliche, fa silenzio perché prepara una strada, e quando meno noi ce l'aspettiamo, lui interviene in modi anche impensabili. E quindi possiamo concludere dicendo che ci dobbiamo affidare solo e soltanto a lui, provvederà a tutto lui. Lode, lode, lode. E ci credi, vedrai la gloria di Dio. Lode, lode, lode. Grazie, grazie, grazie. Oh,
per quelli che già sono defunti vi faremo il funerale presto, per i risorti c'è la pausa.